fa piacere che sei qua anche tu, perché voglio farvi un discorso. Insomma, a tutti i Natali voi venite, io sono veramente felice, voi non mi tradite mai, ogni Natale siete qui. E per me è un giorno molto importante, però questo è un Natale diverso, c'è una cosa in più. C'è una sorpresa. Allora, oggi affrontiamo un argomento, perché il matrimonio è una di quelle cose, no, che praticamente quando c'è un matrimonio in famiglia ne succedono di tutti i colori. Questa è una cosa che è stata raccontata tante volte anche al cinema, ma insomma, intanto cominciamo però da questo, perché qui che succede? Quando sto papà dice che si sposa poi pure con Carol Alto, insomma, che dovrebbe essere una... succede il finimondo. Beh, sì, innanzitutto perché comunque io penso di andare lì a festeggiare il Natale, quindi comunque una festa intima, il calore della famiglia. Diciamo, è una festa che comunque di solito si vive con l'intimità familiare. Invece arriva la notizia bomba del matrimonio all'improvviso, con una persona conosciuta 3 settimane prima e che soprattutto quando si presenta veramente come un ciclone, un personaggio che la figlia veramente non capisce da dove possa essere uscita fuori e da dove viene e che intenzioni reali ha. Scusate. Hi. Ciao tesoro. Ciao. Sono felice di vedersi. Ciao a tutti. Ciao. E Serena. Oh, finalmente vi incontro. Ma oh, grazie. Lorenzo mi ha parlato così tanto di voi che mi sembra già di conoscervi. Da come lo stai dicendo, però stai molto convincente, quindi forse questo atteggiamento della figlia un po' lo condividi pure tu, nel senso. No, questa, ho preso, ci hai pensato, dice, ma se. Beh, ho preso comunque, diciamo, a cuore il mio personaggio, che comunque già dal film precedente, comunque è un avvocato, è una donna comunque un po' puntigliosa, che comunque è abituata a tenere le redini della famiglia in mano. Quindi comunque non è una, come dire, che si lascia abbindolare così. Poi comunque c'è anche un po' quell'amore tra padre e figlia che comunque porta con sé anche un po' una dose di possessività, oltre che di istinto di protezione, verso comunque un papà che è vedovo da anni, il ricordo della mamma, insomma tante cose. È chiaro che se il padre decide di rifarsi una vita, magari di sicuro non si aspetta che glielo dica la sera di Natale e che gli presenti questa donna a cena durante la cena di Natale. Vabbè, questo sarà tutto molto divertente. È un po' particolare, sì. Però non mi sembra cattiva. Ma l'hai vista? L'hai sentita? Scusa, quando ha detto Alberta? Piccisa? Personale, ossessiva. Sì, ma chi sei? Ma tu da dove sbuchi fuori? Lo so, l'ho vista. Però ho visto anche tuo padre, sembra rinato. Rimbecillito. Rimbecillito è la parola giusta. Ah, che cos'è? Sei gelosa per caso? Com'è che dicevi? Deve crescere, ha bisogno dei suoi spazi, sì, lasciala stare. Non sto scherzando, non sto scherzando. Neanche io. Quello che voglio dirti è che sono 20 anni che ce l'hai tutto per te. È assolutamente normale che ti senta un po' confusa. Ora, prenditi un tempo per metabolizzare questa novità. E poi, piano piano, le cose si aggiusteranno. Senti, non mescoliamo le cose, perché ovviamente sono cose diverse, però te lo voglio chiedere, perché io tuo papà l'ho intervistato un sacco di volte. Tu insomma con lui come sei? Sei così protettiva? Ma guarda, noi siamo una famiglia di persone molto, molto libere. E lo dice anche lui, sì. Quindi anche abbastanza concentrate su di sé, quindi diciamo che poi ognuno è preso dai suoi impegni e dalle sue passioni. È chiaro che c'è un legame molto forte di padre e di figlia, quindi comunque parliamo apertamente di tutto. Però è chiaro che poi comunque io penso che ognuno è artefice della propria vita e delle proprie scelte, quindi voglio dire, un figlio può, come dire, vigilare, può dare un consiglio, però poi alla fine le scelte riguardano sempre solo noi. E questo tu lo applichi un po' anche la mamma, questa cosa la vedi anche? Beh, sì, insomma, adesso mio figlio è piccolo, però ecco, un domani cercherò appunto, come dire, di esserci
di poter dare qualche consiglio, però poi alla fine non vorrò mai entrare troppo nelle decisioni e nelle scelte di vita che magari vorrà fare. Ma infatti figlio, si dice che la cosa perfetta è fare il tifo a bordo campo, no? Poi esatto, non lo so, io non è anche forse però, probabilmente la cosa più difficile, perché certo, quando vogliamo bene a qualcuno, cioè l'amore in tutte le sue sfaccettature a volte ci porta e ci fa pensare che magari stiamo facendo del bene per qualcuno, e non sempre è così. A volte sì, sono più le nostre paure. Sì, o quello che ci figuriamo noi. Capisci perché mi sono innamorata di te? Posso dirlo? No, non puoi, dai, forse fuori! Io nella vita assolutamente sono, sarei probabilmente più vicina al personaggio di Carol Alt, nel senso che sono così, una persona che segue gli entusiasmi, che può improvvisamente cambiare le carte in tavola spinta da un'improvvisa passione, quindi no, non sono come Alberta, però comunque mi sono messa nei panni di questa figlia e nelle circostanze di questa figlia, e quindi alla fine stavo dalla sua parte. Va bene, quindi insomma ti volevo chiedere, con questo anche un po' concludiamo, ma tra il cinema e il teatro, perché è una cosa che ti piace molto mi sembra, e poi anche la musica, no, che per te è importante, hai scelto oppure non scegli, Violante? No, continuo a nutrirmi di tutte e tre le cose. Infatti quest'anno comunque sono a teatro con 1984 di Orwell, sono felicissima. Non ho fatto tantissimo teatro nel mio percorso, però devo dirti che insomma quello che ho fatto mi ha lasciato talmente tanto che assolutamente penso sia, ecco, un aspetto, una parte del percorso di un attore che secondo me non può mancare. Io questo matrimonio non lo posso celebrare. Ma certo che posso celebrarlo. Se posso dire la mia. No, non puoi. Grazie. Bentrovata, che piacere. Grazie. In bocca al lupo. Grazie.